Sì, scusate, amici di Striscio, non posso dedicarmi a voi perché sto leggendo questo saggio di economia, molto importante, anzi devo segnarmi alcuni punti focali, perché se non ci penso io, no, a risollevare l'economia, solo che esco dai bordi, il problema è uscire dai bordi, cioè non è facile. Buongiorno, sì, eccolo qua. Sì. Cosa è successo? È uscito dai bordi, l'ho vista io. Stavo lavorando un po' anche per lei. Comunque io non ho bisogno di lei, è qua il bello. Ah, come mai? Specchio riflesso, non c'ho neanche il cellulare, mi sono disintossicato, non mi so che di tu. Niente. È il suo? No, il mio no. Allora il mio. Un perbacco. Ma sa perché? Perché qua ho un messaggio che adesso le inoltro. Vediamo. Mandi. Eccolo qua. Mandi. Guarda qua, qua sì. Parla di portachiavi sì? Che danno in giro sì? Nei distributori da parte di rumeni. Allora, gliela leggo bene. Sì. Allora, attenzione, in questi giorni vengono distribuiti dei portachiavi. Le persone ve li offrono gratuitamente presso i parcheggi, distributori, eccetera. Non accettateli, perché contengono un microchip e questi delinquenti poi vi seguono fino a casa e sono a conoscenza dei vostri movimenti, quando siete a casa, quando non siete a casa, eccetera. E quindi attenzione, perché anche la polizia dice che sono bande di rumeni. Ma come? Io ho appoggiato qua tutte le mie cose e sono sparite così. Ma che strano, eh? Cioè, mi hanno sottratto delle cose a casa mia. Che di solito, cioè, essendo supereroe, me ne accorgerei e anche subito. Cioè, non è che sono stupido. Uè, capitano, arrivederlo. Cioè, voglio dire, sottrarre le cose a me. Cioè, l'unica cosa è fa un po' freschino, l'unica cosa. Poi un pelo alzare il caldamento, una tacca, fa freddo. Non la sapeva questa, eh? No. L'ho trovata io la truffa! L'ho trovata! No, perché vede, in realtà questa è una bufala. Cioè, nel senso che i portachiavi, ci pensi un attimo, sì. Come possono sapere quando lei è a casa, quando non è a casa e poi per quanto tempo, perché poi la batteria a un certo punto finisce. Eh sì, perché servirebbe una tecnologia veramente avanzata e costosissima e inserire un portachiavi è praticamente impossibile. Bravo, peraltro questa bufala ormai è ciclica, gira da anni, per cui bisogna fare attenzione. Ok. Anche perché questo è un mondo che sembra virtuale, ma in realtà è molto reale. Certo. E quel che fate? Vale! E allora io mi stimo e mi incoraggio e soprattutto vi stimo e vi incoraggio a fare sempre molta attenzione. Attenzione internet! Se no c'è qua, ma che bello! Colore Natale, va! Aiutami te, va! Perché ma esce, che esce, mi sborda! Oh.